личный привет защитникам Отечества передают солисты ансамбля песни при главном политическом управлении Народно-освободительной армии Китая, солист детской школы студии академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Вильям Швец, Словакия. Presidente, una bottiglia d'acqua minerale. Quante volte ve lo devo dire? Non ce la faccio più. Quattro giorni la mattina sera che scrivo qua, oi? Poi vado a casa e scrivo qua. E che Paolo Bello annanza a lui. E tutto perché? Perché lui è simbroglione e Mariuolo lo presidente che oggi è l'assemblea generale delle azioni ha da leggere la sua relazione. Che faccio? Già scrive il Sabino. La Banca Imperiale di Mosca è presente nel futuro. Lo posso nascere, ma si crede adesso. Ma tutto questo per buttare fumo negli occhi dei azionisti. Chi si è tuo fumo? E è tuo sangue la mattina. E poi fa le poesie quando scrivi. Ma il poeta. E poi avessi accucciato tutte le sconce che avessi scritto. Ma se riessero qua a fare l'osca. E poi non ti preoccupare, io faccio via colla sullo stipendio, poi ti gratifico. E che se ne abbia per Kuloschi. E beh, quando è certo di si potesse moccare innanzi a lui, passo rapidamente a fare. Cari collaboratori, considero sempre questo regalo come uno dei ricordi più preziosi della mia vita. Grazie, grazie, ancora grazie. Grazie, grazie. Comodo, Nicolai, comodo. Che giornata, ha sentito che è successo? Come no, no? Oggi è il 15° anniversario della Banca Imperiale. E io volevo congratularmi con voi il 15° anniversario e le volevo augurare tanto bene. Basta, già parlato tanto. Molto, già le ho dato udienza. Proprio perché una giornata particolare mi permetta, Nicolai, di abbracciarla e di abbracciarla. Sì. Ah, Nicolai, questo succede ogni 15 anni. Adesso vado al posto. Che mi chiamo Andrei Scipuin. Comodo a posto, Nicolai, mi dica un po', mi sento così emozionato oggi, è una giornata così particolare, applausi, cosa dica, la mia relazione per oggi pomeriggio l'ha preparata? Ancora 5 pagine e poi avrei finito. Quindi per le 3 sarà pronta? Se nessuno mi disturbi, ci sarà ancora qualche cosina da sistemare, ma delle sciocchezze. È eccezionale, quanto è vero che mi chiama Andrei Scipuin. Cada pezzo, Nicolai. No, è l'inghino. Vabbè, state comodo, piuttosto la riunione con gli azionisti della Banca 4, vengono verso le 4. Sì. Faccio una cosa, Nicolai, mi dia la prima età della relazione che ha scritto, perché comincio a leggere così mi do un'occhiata. Ecco, ecco. Qua c'è una lettera che è arrivata. Sì, vediamo subito, Nicolai, c'è una cosa molto particolare. Allora, vediamo prima la corrispondenza. Non avete niente chi viene nella delegazione degli ortodossi chiudini? Proprio il patriarca Aristotele XIV del mercato di Tessalonica. Il numero uno? Un numero 14. Sì, 14. Ma lui che... Sì, e viene proprio lui. Sì, tremo, ma calcolando dobbiamo lottare per avere questi fondi. Che non è una sciocchezza, perché gli ortodossi non si scherza. A proposito, facetemi leggere la relazione, vediamo se posso far colpo. Con queste relazioni, questa è una batteria di fili vecchi, cioè,
una botta. Questi saranno i miei chicchi. Quanto è vero che mi chiama Andrei Sipui, noi come sto stanco? Quando facete girare, perché abbiate pazienza. Allora, sto stanco stanchissimo, non ce la faccio più, Nicolai. In pratica esse sono stanco. Ma pensate, stanotte ho avuto una crisi d'asma, non se ne poteva più. E poi, parliamoci chiaro, stamattina le emozioni che ho avuto, vedere un sacco di gente quando sono arrivato, gente che si congratulava, impiegate che non volevano fare, ma io mica mi faccio passare tutto qua. Certo, la banca si ha... È arrivata a questo punto, lo deve anche alle persone come lei, Nicolai, che sono dei vermi nella società, ma che comunque hanno il loro ruolo all'interno della Banca Imperiale di Mosca. Veda Nicolai, io sono di preoccupazione. Se la derogazione ortodossa non ci molla almeno i rubli, noi caiamo sotto in coppa, capite? E cacchio, manca. Cave brutta, bancarotta fraudolenta, e non se ne parla più. Ha capito che con galera, No, Nicolai, però voi firmate tutto quello che arriva passa, e quindi non è prima voi e poi chi? Allora, comunque, vengono questi della delegazione, moralità e castità, questa è la nostra parola d'ordine, che arrivano questi quattro bisogni che sinceramente che andrà, ve l'ho detto già, lo vedo brutto il fatto, E lui mi preoccupa certe cose, mica me, perché questa è una banca importante, è la banca imperiale russa, mica stiamo parlando mondo dei paschi di Siena, stiamo parlando in Albania. A proposito, stamattina ci ha parlato con quella la signora La Petrova, la giudicatrice. Sentite, Nicola, prima di dire una cosa, ma perché ha seputato stasera? Mi ha capacante, stiamo a buona carica. Voi a quello non ha potuto supportare. Non sape scrivere tanto bene, ma caro Nicolai, questo è uno dei medici che stava a fare 9-9, l'hanno fatto e ci hanno mangiato tutte cose, capito? Dobbiamo mettere un'altra denuncia, siate un poco più elastica, abbiate pazienza, e voi ce l'avete. Ma Presidente, io sento in questa giornata speciale vi rivolgo con una piccola preghiera. Fate aspettare la signora Petro, sarà pure una buona cliente come dice lei, ma è una capra, se non ci vedo più ci dirà così, di conto dite le azioni, non diceva. Potendo un carattere impossibile, è una picchipetro. Il presidente, la signora Petro, me la tasso solo una patria. Voi siete proprio sgradevoli con le donne. Io vi devo la vita, io non ho capito, sembrate il santo, ma che hanno fatto che ha portato in questa maniera? Che cosa vi hanno fatto? Mia nonna tutte le chiese solo ha lasciato ad altri nipoti, a me non mi ha lasciato nemmeno un rubro. Ma se ne scappò con un ussero e lasciò a papà con me. Mia zia faceva la zocca alla chiesa e mia moglie mi ha scappato con un macellato, allora sono diventato erbivore. No, sono diventato erbivore. questo è ciò. Piuttosto, ma perché mi piace tanto questi figli? È perché non sono affari che ti guardano. Ecco, guardate com'è bello questo libro che ho avuto di là quando sono andato a fare il discorso con gli impiegati. Questo è un libro che ha tirato lungo, questo è del 500, vale oltre 1000 rubli questo. E poi mi hanno regalato una medaglia d'oro massiccio e una pergamena completamente scritta a mano. Ma quando l'hanno fatto, sa com'è? Quelli del piano di sopra, non so niente. No, non è la verità, già cattato tutte così. Ma non è da spendere, non ci siamo rovinati. Parliamoci chiaro, chi sono animali come te, questi cani impiegati, che voi siete la base, noi siamo il vertice. Ne cattavano un foulard, una cosa che io non mi metto, invece queste sono cose di valore che hanno prestigio alla banca. Noi abbiamo avuto fumo in gallo con chi ha gente che avete, parliamoci chiaro. I nuovi azionisti ortodossi, non hanno a favore che ci fanno cattive condizioni. Vedete, a casa mi posso essere qualunque, posso mangiare, bevere come un porco, insomma. Scusate, ha detto porco? Perché mai tu guardate a me la capore? Perché voi ispirate, Chirine, perché voi siete la parte bassa, siete la base, io sono diverso, solo tu puoi essere. E fai pure un galere, non voglio dire. Quindi a casa possiamo fare quello che vogliamo, ma quando veniamo qua in banca, Chirine, dobbiamo essere vigili, avete capito? Dobbiamo essere intelligenti. Vedete, Chirine, io... che ciò e di aver portato in alto, di aver fatto crescere la reputazione.
La reputazione è cresciuta di tutto sullo sparuto. Ah, il tono, il gusto, l'eleganza sono cose che contano, a fine parlavoci chiaro, ma voi avete visto, io ho fatto sostituire in 15 anni tutti i lampadari facendo mettere lampadari in oro zecchino. Certo, ha già avuto acquistare dai fondi degli azionisti che le laga arriveremo a tenere i soldi. Però tu puoi mettere che quando venne un compagno sportivo per le lampade è tutta un'altra cosa. Questo mica io banca in Napoli, certo. Questa è la banca imperiale di Russia, ecco. Certo. A proposito di reputazione, Chirin, dice la verità, ti tengo nell'ufficio di presidenza, ma combinato così, che Luca, che palle che la roba, questa roba di scinta, e sta cravatta che macchine e si va a coppa, ma una cosa non può più c'entra, non ha diritto proprio mettere. Io presidente, mai mi occupo dei conti, per me i conti sono più importanti di qualsiasi assemblea generale di azionisti di tutto il mondo. Sì, male, malissimo, lo sapete bene come la penso io. Voi dovete appararvi in tutto insieme, non guaiate tutto un quadretto. Va bene, vuol dire che quando arrivate alla prossima va a cacciare in due gabinetti. E decido sta cravatta insomma sintonica ma tu luce. Una sana sale che in mattina non essere verbaloso. Addirittura là lo metto l'ufficio, prima cagliate il galero, non voglio dire. Come siete verbaloso, e fa poco che vanno a venire a figlia, ma non può che uccidere. Vabbè, non è una tragedia. Anch'io amo l'ordine, cosa che io il disordine non lo posso soffrire. Io, 55, 6, 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 ma mi volete dire perché a Francia ha invitato tutte quelle signore? È il caso. Ma vedete, la compagnia femminile eleva gli anni. Lo sacci che lo piace nel film, ma ne avevi invitato troppo assai. Ma lo faccio breve, se mi danno i combinati, sto in scena. Cagliati, io sappiamo, però non vedo. Chirin, è stata la zitta per piacere, ma è possibile che voi riceve una fessaria con sta voce? E vabbè, non lo sapete che mi piace la compagnia femminile, però manna per gli azionisti, ma raccomando. Questo lo dite voi, prendete la vostra moglie, tanto per fare un esempio, scusate se vi racconto questo qua. Lunedì della settimana scorsa, io e vostra moglie stavamo a Moscovia, a un certo punto sapete che mi ha detto, ma è vero Chirin che mio marito ha brigato tutti i clienti della banca vendendo quelle azioni, quelle poi sono crollate in borsa, innanzi ai clienti. Ma perché ci facci dice di convenienza a vostra moglie? Il giovane non lo sa, perché non ha da parlare, Chirin non lo sa, ma che l'azione l'ha firmato voi, sembra un galeria. È inutile che ci pigliamo a collo, perché voi state invischiate, peggio me che sono coprente. Tosto avete nominato un brutto tasto, mia moglie, io ho tirato quello era andata a sapere, posso dalla mamma a passare qualche giorno certo. Con la famiglia. Allora io e Stile dicete, sai caro, c'ho da fare, sto preparando un discorso per domani che deve venire. Ma perché ce l'avete detto? È che da c'è, ci è asciuta la bocca. Non mi è asciuta la bocca, appena girita da venire la delegazione ortodossa, 15 anni per l'anniversario, ha detto, ma avessi una chiamata disgraziata, si rimane a me, non metti in tuo primo treno e vengono a San Pietroburgo a Mosca. E quindi sta risolutamente là. E siamo corti. Non è che io non l'amo, io mia moglie la adoro. Però io stasera avevo combinato, roba che si faceva sta stufina, che prima la direttrice della banca di Odessa. E mi ero organizzato una scena e buon night che volevo fare e dopo che pazienza quanto è vero che mi chiama Andrea sì. Andrea, è arrivata, ciao, ti sono mancata moltissimo tesoro, io sapevo che ti sarei mancata. Ma la poco suo figlio. Moltissima, è come è andato il viaggio? Molto bene, è stato magnifico. Allora mamma mi ha detto di darti un bacio. Mia sorella Paolina mi ha detto di darti un bacio. Teodoro mi ha detto di darti un bacio. Ma proprio pane, ma mangiato un bacio. Era molto famoso e ziccoso. Adesso mi ha detto di darti un bacio. Ma non posso fare. Come si chiama? Un vasetto di marmellata d'arancia, la tua preferita. Mi piace quella di zio. Tu pensa che talmente che ti amano tutti, quando sono uscita da casa della zia, il portiere mi ha fermato e mi ha detto, ti raccomando Tatiana, ferma quel uomo tuo marito e salutalo da parte mia. Vabbè, parla. Io un bacio, ce l'ho una. La coppia, insomma, ti amo.
Beniamino, oggi è l'anniversario delle banche. Qua arriva Aristotele il 14. Arriva proprio lui in persona. Aristotele sì, voglio dire, non sono curioso. Ma non sono antico. Ti chiami chi si sordò, si ho chiuso per avere calcistano. Non sia mai di bene, ne trovano qualcosa. Bene. Tu voglio ricevere francamente, io che sono co-presidente della banca, il lusso tuo è capire chi è gioiello a casa bella che teniamo in coppa a montagna, caput, tutto quanto è caputo, è caputo. Ah, c'è caputo, caputo. E chi lo galera, va? Ma vero, chi c'è fotto che se ne va in galera? Caputo, va bene, vuol dire che quando arriverà Aristotele, adesso ti danno una mano ad intrattenere. No, prima non fa guai. Dire che la casa è niente di una cosa accollata, lungo fino a marcipire, dire tu sto trucco a faccia e di come devi venire, questi sono sedere, castigo e compostizio. Ah, ecco, un profumo nuovo, caro! Spero che sia fruttato come questo! Ma non è che è passato sta cosa. Ma oggi hai detto che è il giorno dell'anniversario. Sì, e quindi oggi leggerai la pergamena che i tuoi collaboratori ti hanno regalato in realtà! Figlia mia, allora, sono delle cose divertentissime che mi sono accadute l'altro giorno quando mi hai accompagnato alla stazione. Non sono tanto a ricordartene, data la tua età, data la tua venerata età, so che tu sei sul viale di Roma. Ma che rarità fate? Allora, cosa facciamo adesso? Allora, caro, dicevo che praticamente sono salita sul treno e l'unico posto disponibile era accanto ad una signora grassa. Vabbè, ancora non riesco a capire, continuano a mangiare, però vabbè, fate loro. Praticamente mi accomodo, tu sai che io voglio fare conversazione sul treno, allora ho avuto un'idea geniale, ho cominciato di leggere, ma che te ne hai sputato, ho sentito su di me, l'ho sentito, alzo lo sguardo e di fronte si stava un era alto, biondo, muscoloso, con due bicipitoni così, insomma non direi, chiacchiera di qua, chiacchiera di là, talmente delisa, avevo dei dolori, le e curiosito la conversazione dal vagone accanto, tu pensa che casino mi faceva? Ah! E tu un razzo in divisa, aveva la divisa che gli faceva risaltare ancora di più. Oh, gli amici, io così non posso chiacchierare, eravamo in tre, mi facevano le battaglie assurde, ossane, e io ovviamente rispondevo a tono, l'illuminazione, no, ma la sono stata veramente simpatici, ma tu mi che io mi sono sfidata alla fede, ho fatto vinto di una sposata. Ma che cazzo di una cazzo di
Sovietico russo. Non siamo noi, ha capito, responsabili. Questi soldi vengono dati dall'ente sul conto corrente. Quindi per i 4 rubli e 36 copechi dovete rivolgere a loro. Non è una cosa che da noi, avete capito? Sì, però, però io voglio favorire che il stato con precedente non è questi 4 rubli e 36 copechi e meno. Ma no, signor, ma voi siete tosto. Ma che cosa sanno, signore? Ma come si permette? Chi le sta
Stando la delegazione da un momento all'altro. La prego di prendere la signora e di sbatterla via. Io vado da mia moglie, raggiungo mia moglie. Appena esco non la voglio trovare più. Fino a dove da capo con quella pure a voi. Quanto è vero, Chirino, che mi chiama Andrei, Andrei Cipri, ha capito, Chirino, faccia prego. Alzate schiavo! Signore, avanti, uscite fuori, parlate con me. Voi, ma come lo permettete? E vi parli così a me? Ah, perché sono una povera vecchia in difesa, sola? Ah, se ci stesse mio marito qua, se mi sentesse come mi trattava! Sarebbe un bel ricreato, avanti, voi, uscite fuori. Beh, i soldi? I soldi, signore. Il presidente è stato chiaro, vi ha detto che questa è una banca. Ah, è una banca, sì, è stato chiaro, ci capite. L'ha detto che è una banca. Però voglio dire che se necessario io posso portare tutta la convenzione dell'ente di previdenza, o no? Mamma mia, ma non lo sentite un po'. Ma voi non usate buono. Ma io sto buono, sono previdente, che poi che non mi aspetta. A me, per me la pensione è un diritto. Ma no, beh, mi voglio un diritto, signora. Hai mai parlato già, sai, tutto questo. Ce lo siamo detto, gli tengo qua una relazione, arriva la delegazione, adesso può. No, io voglio i soldi. I soldi, signor, ma voi me ne messo la cagata. Ma come vorrei dire, ma è un buon vago, è successo, sta la vostra vicina alla tempia, ha facita vostra moglie, fuori che pervertito, fatica. Fuori! Vogliamo andare in che succede? Vediamo all'uscita, la protezione civile. Se la polizia si non basta, chiamo pure lo cane in ammonizio. E come sbattite a favo facendo un grosso coppa a favo per non c'è mai si un po' un signora, andate pure. Ve lo dico calmo. Simone non è uscito fuori, mi spinta la capa, coppa, un uso lo culo. E ci faccio i paesi, fuori. Come si dice, canti a baio. Cuscia bastardo! Ah, pensate che... Sì, io mi metto a paura, ma non vado, con me non funziona, no. Non posso credere, non è possibile. Ma era sempre lì, e per me ne sono l'umanità. E quando andiamo a questa relazione, sentite, usi tu pure sulla me per parlare a schiove. Io ho detto solamente, non voglio niente di quello che non mi spetta. Ma voglio solamente i miei 4 rubri e 3 voi. Uè, ma voi sarà sempre scostumata! Questa banca, quanto ci ho messo per arrivare, mamma mia. E buonasera. Buonasera. Sono Carina e vengo da Odessa. Io sono Bottina e vengo a San Pietro. Spittoso, sono Carina Seminova, la direttrice della banca Odessa. Dov'è il presidente? È fuori con la moglie. È fuori con la moglie. Non ho capito bene, scusi. È fuori con la moglie. Non ha la moglie. Ma che cosa state dicendo tutti e due a metà? Sì. Fuori. Ma fuori dove? All'estero. Non ti è fuori con la moglie. No, voglio dire una, che è una farrella. Senta, lei deve essere chiaro, che cosa ha detto prima? È fuori con la moglie all'estero. Ma ha detto, qua la butto, non mi aveva detto che era sposata. Dov'è il presidente? Dov'è il presidente? Dov'è arriva? Ho detto che non voglio sapere il presidente. Fuori, ma l'ho detto all'estero, chissà quando non viene. Non era! Oh. Ma chi è che sta qui? Oh, tu te lo fai, non è così. Questa qua, se te lo sto pagando una cava e sto mangio sotto. Signora, ma che come si permette? Che il cappello è più bello? Ma si è guardata lei allo specchio? Certamente! E io sono per il presidente! E stavo parlando, capito no? Va bene allora, se sta fuori, meglio così torno subito perché ho lasciato il taxi in coda fila. Vado a pagare e poi ritorno. Mamma mia, va proprio a due. Che cazzi siete? Ma non farà butto se lo prendo tra le mani. Ma infatti voi, non lo so che cosa dico. No, credo che giusto è giusto. Che ho caso, Fabio, il mio piacere mi è pista. Caro, gli dicevo che praticamente l'altra sera, Polina e io, mia sorella, siamo diventati una casa da minchia caro, ma una festa fantastica, una casa fantastica, un mission d'élite. Praticamente c'erano tutte colonne, e poi arcade, era fantastico, ma poi meno era fantastico, c'era praticamente il suo e poi c'era lo strogano, io praticamente non lo preferisco, ma la era cucinata in maniera fantastica, ma poi il vestito di mia sorella... Ma che buona! Ma roba! Cosa sta facendo?
capo ci domani. Sì, sono andato qua perché scusatemi, voi avete dato a quello qui, no? Sono qui, stiamo parlando con il fratello. Se fosse un mio fratello, avessi mandato papà. Avete detto a questo qui di risolvere un problema. Sì. E sapete invece che ha fatto? Oh, stemi! Altri l'ha fatto male ridicolizzare, ma ha minacciato e ottenuto perfino la violenza carnale. No! Denunciarci, ma anche se è vero! Ma perché molto, dai! Io pensavo che Achille Stefano parlava a casa, ma sa fa che muore a casa. Provvederò io, parlerò col consiglio di amministrazione, ma però da quando di scienza le salcate di Tassoni capito improvviso, non mi dite niente, abbiate comprensione, la giro all'allarme di fuori, allora veramente Io ho detto solamente da quello non è niente, se è necessario posso portare tutta la documentazione della residenza e pure di più. Non ce ne fotte la documentazione. Sì, po'. Ha già gli altri guardi. Voi non dici che Verina non fa casino, sta aiutando. Poi quando andate a me che vanno lo ad ago, quando vanno lo ad ago. Sono parlando a tre ore, ma chi si dito? Quanto sono rubi a senza senza me? Io te si riesce a rubare roba a catto drucciolati e la danza il direttore quattro rubare il direttore se riesce basta che la dina mi fa aprire no io non voglio niente da lui, non ne voglio, ma come c'è riesce a rubare Patrasseia, caglia lo freia, risque marosco la cagita!